questo luogo è nato non per caso, è nato insomma, la continuità degli altri che poi hanno, si potrà parlare anche di loro, diciamo. E io iniziai a fare le foto per le masserie, negli anni 80, diciamo, nell'80. E a un certo punto è invidiato documentazione, diciamo, orale dalle persone, le appartenenze, la chiedata. Quando mi sono reso conto che ho trovato qualche atto notarile, mi sono reso conto che erano due cose diverse, diciamo, non mi trovavo con le appartenenze dei proprietari che loro dicevano. E mi sono dovuto andare a fare un pochettino sulla ricerca, diciamo, nel ricercare tra i catasti ongiari, altri tipi di catasti, e man mano raccolti documenti. E questo qua. Poi, alla fine, organizzando delle mostre, delle cose così, ti rendevi conto che ti servivano sempre, diciamo, è aumentato, diciamo, queste cose qua, così è nato. Poi, un pochettino pur per vedere cosa è successo nel brigandaggio, sei andato anche negli archivi di Stato a vedere cosa è successo nel brigandaggio. Poi trovando Giuseppe Colangio Precittino, e lui già aveva diversi documenti e c'era da fare dei confronti, non so, così è nato per caso, diciamo. Man mano, crescendo, raccogliendo, poi è diventato quasi un archivio, tanto che parecchi giovani si vengono a fare delle tesi, delle ricerche universitarie, dei professori, qualcuno che scrive dei libri. Siamo diventati un piccolo archivio locale, tant'è che l'abbiamo chiamato Urlo del Colombo, Urlo Contrer, che poi significa il grande amore, perché quando il Colombo urlo, significa in amore. Qualcuno può pensare un titolo forte, invece no. Ed è il Colombo perché la partenza è stata da dove dopo vedremo che il quartiere dove è partito. Diciamo, tutta questa raccolta è partita tutta da, diciamo, nella prima metà degli anni 80 e man mano andare avanti. La raccolta delle fotografie, che sono fotografie storiche, diciamo, maggiormente sono locali, anche qualcuna regionale, anche qualcosa regionale. La stessissima cosa, i documenti, sono atti notarili, ci sono un esempio, diciamo, c'è il catastongiario originale del terreno del 1746-54, ci sono dei documenti del 1500, diciamo, è stato tutto in insieme la raccolta, la foto, libri e documenti e oggetti.
accennato, la raccolta nella prima metà degli anni 80, poi sempre continuando ci incontrammo con Antonio Fanelli e nel frattempo abbiamo continuato a fare sempre le foto alle masserie e più lui faceva i filmati. Nel fare le foto e i filmati su un pezzo di albero, un tronco che si chiama Scalandrone, a forma dialettale, dove si appendeva i secchi, ormai secchi, abbandonati, c'erano vigliasi, questo lì si chiamava Liazzatid de Calamit, come termine di Chiedetà, c'era appeso questo collare. In questo collare, proprio in questa posizione, io riconobbi il disegno. Dal disegno e vedi che avevi fatto mio padre. E da qui, ma non è possibile. Anche sta roba qui stiamo buttando. E siamo continuati ancora di più a raccogliere, diciamo, questi oggetti con un intento di dargli un certo valore. Dopo questa raccolta, dando un certo valore, giustamente, questi oggetti erano tutti ammassati, si pensava di fare qualche cosa. Allora, all'epoca, non ricordo chi era il sindaco, chiedeva se ci dava qualche locale, ma sempre in questa zona, perché il nostro intento era di salvare, come era stato salvato questo collare, volevamo salvare anche questi locali che erano abbandonati e decadenti. Però ci propose il centro sociale. A noi onestamente non ci interessò il centro sociale e sempre con Antonio acquistammo il primo locale, questo locale qua, che poi abbiamo sistemato tutte spese nostre, più tutte spese nostre, e abbiamo messo questi oggetti. Questo è un locale, nella prima documentazione che sono riuscito a trovare del 1694-97, non ricordo bene, già era un centimo macinando, che significava che facevano olio, olive e grano, però normalmente si usava più, diciamo, per le olive. E tant'è, tutti questi attrezzi, le macine, il camino, sono tutti originali. Il lavoro è rifatto, diciamo, il tetto qua che era crollato, e vari così, abbiamo rimontato il camino che era stato buttato a terra, abbiamo rimontato la macina, ma era tutti i pezzi che avevo già chiesto, però è tutto originale, tranne il tetto, e qui l'abbiamo rifatto, qui è tutto crollato. La cosa più simpatica, diciamo, una delle più simpatiche, quando abbiamo trovato il pezzo di sotto, che si vede dove è poggiato sto torchio da vino, sempre con Antonio l'abbiamo preso, l'abbiamo messo all'impiede, ci sembrava una A. L'abbiamo messo così e sembrava una V. Cioè, vabbè, probabilmente fosse iniziato il proprietario. Però nonostante ciò, anche se eravamo talmente ignoranti non capire che cos'è, ce lo siamo messo sulle spalle, che era abbastanza distante, e l'abbiamo portato un po' ciascuno. Quando abbiamo montato tutto, questo qui, proprio in considerazione, l'abbiamo lasciato sopra, dove c'è il deposito, e abbiamo messo un torchio da vino qua vicino. Viene un signore anziano, che si chiamava Antonio Montesan, che era un vecchio mattonaro, mi disse: guarda, c'hai quasi tutto, però ti manca un pezzo. Che cosa? Il torchio da vino? No, quello, ecco, ma no, non è quello. Il torchio da vino è fatto così, ma veramente. Lo portai sopra e gli fece vedere, questo è il torchio da vino. Siamo ritornati una volta indietro per riprendere tutti i pezzi, l'abbiamo rimontato. Questo è uno dei pezzi più particolari. Dimenticavo, nella sistemazione del locale, giustamente, la maggior parte è stata fatta, diciamo, da tanti volontari a titolo gratuito, diciamo dal defunto di Giuseppe Calato, un bravo artigiano, diciamo, un esempio, tutta la ristrutturazione di legna e robe varie, oppure Nino Colangelo, purtroppo sono tutti purtroppo, Leonardo Sanseverino, e io con Antonio Fanelli, Salvatore Vigiano e gli altri, Antonio Rosselli e gli altri persone. Anche qui, diciamo, come un passatempo dei contadini, così lo chiama, però realmente non è così. Perché erano degli oggetti che faceva mio padre, ma è stato molto facile per il, non è stato molto difficile, diciamo. Tant'è vero,
sempre in quel periodo avevamo fatto una specie di accordo di riprodurre in miniatura tutta la vita contadina. Però non è stato fortunato che giustamente lui nemmeno 61 anni morì, diciamo, e lasciò solo questi oggetti che sono rimasti, gli altri non sappiamo che dare. E l'abbiamo messo qua come passatempo dei contadini. Questo oggetto, che è un mezzo tonno, è simile a quello lì, ma è stato messo qua per caso, non per caso, diciamo, perché quando lo ritrovai su un cumulo di macerie dei muratori, lo presi solo per prendere, diciamo, le vecchie tavole per fare qualche restauro. Me lo portai sopra, nel vedere esce un disegno, pulì, era proprio una misura certificata, perché tanto se noi guardiamo sotto c'è proprio il timbro 1838 Ferdinando II, comune di Stigliano. Mi sembra, sta chiaro, però se ti ho guardato, Polazzi è vero, io ti chiedo Polazzi, la padrona era mia, donna Grazia Barisano. Effettivamente, nella ricerca che ho trovato, era una sordomuta lei, e la chiave è di questo palazzo Barisano. Dice che lei, oltre che questo qua, gli serviva anche a fischiare qua dentro per chiamare i loro camerieri, non so come chiamano, la loro servitù. Oh, ah, però qua siamo sulla legge stamattina. Sarebbe per gli analfabeti, chi non sapeva scrivere legge, diciamo. Però la sua particolarità, guarda caso, ho trovato madre e figli insieme, l'ha scritto pure all'università, se l'aveva messo l'antichetta, scritto in monotrivia e gonfiato, diciamo che si toglie, uno c'era il proprietario, l'altro che è fatto di canna. Attrezzi da lavoro, come è giusto sia, abbiamo ricostruito, si è anche ricostruito una casa contadina che sta comprata in secondo tempo dopo proprio il frantoio. E tant'è vero, all'inizio questa qua ha funzionato in estate da casa contadina, in inverno in questi cassoni pieni si mettevano i documenti già d'archivio, una parte d'archivio. Sull'allestimento il 90% è stato fatto tutto dalla fu Maria Petroni, diciamo, che ha dedicato proprio il restauro, l'ha risistemato. E vari oggetti, diciamo, dai timbri del pane, dove si metteva l'uovo, la grattugia che si apre e prendeva il formaggio, cose, oppure lì sopra, un'ipotesi, diciamo, la che è d'antitopo, la sparagina, la madre della spara, messa come chitarra, perché quello proprio che si usava all'epoca per non far passare il topo è questo pezzo qua, quindi dove appesi il granturco. La stessa cosa, diciamo, ad esempio, le due madie, è la stessa funzione. Ho voluto mettere anche quella, più che è fatta da un unico pezzo di... oltre che è antichissima, però è fatta da un unico pezzo di un tronco. Con la stessa cosa, i letti nel soppalco, pur per dare la spiegazione, si è tentato di sfruttare i letti che usavano i pastori quando andavano a fare nelle transumanze, diciamo, le famose cortaglie che stavano in estate, stavano nella ghiaccio con gli animali la notte, dormivano, e quelli erano i letti. Quello era un letto che uno solo si riusciva a spostare, però se piovevi erano fatti tuoi. Visquale era un letto che si poteva fare la capannetta sopra e si rivestiva, diciamo, di erbe, robe varie, anche se piovevo dormivano là dentro. Questa qua era l'anaca, detto la culla, ma serviva nei primi anni di vita, e tanto si metteva, era l'unico momento che la madre prendeva il posto davanti, che normalmente era sempre l'uomo che stava al posto davanti, perché quando il bambino dorme la notte lo cullava, oppure si alzava, lo prendeva e lo faceva allattare sulle varie fasse, sempre con la croce contro la protezione, queste cose qua. Ed è chi da dà. Un'altra cosa particolare che in questa casa qua, cioè il nido originale dei colombi, per essere, quando ci sono i nidi dei colombi così, significa che i colombi stavano fuori il giorno e rientravano solo, diciamo, la sera per tirare. Normalmente gli tagliavano delle piume alle ali e alla coda e stavano dentro. Un particolare, pur già in quel quadro, era fatto in sete, ricamato su una sete,
infatti c'è della vecchia borghesia, e alla fine la vecchia borghesia, questa donna, una delle loro servitù, gli fece dono di questo quadro. Questo paio di scarpe, ed era una casa, una casa sempre dei pastori, diciamo, una masseria vicino a Cracco, si chiamava Canzonier, si chiamava questa casa qua. Quando entrai dentro, mi accorsi che l'ultimo abitante, guarda casa, ero stato proprio io con la mia famiglia, e mi ricordo questo paio di scarpe, mi ricordo come sempre. Perché queste scarpe, l'avevo già, diciamo, fatto così, poi tornai indietro e me le ripresi, e mi venne in mente tutto il rapporto di quella scarpa, diciamo, e il bisticcio che ci fu per colpa di un professore alle scuole, diciamo, di Cracco, che la mattina, senti che sotto c'erano i chiodi, no? Per non fare rumore, per andare al bagno, chiese alla professoressa per andare al bagno se posso andare, e camminavo con i talloni per non fare rumore. Sto professore mi vide con i talloni, a un certo punto, che almeno me ne accorsi, mi sentì un calcio nel sedere, mi presco all'orecchio e mi porto dal funzionando preside. Guardi, cioè, io dovetti dire la verità che ci avevo chiesto, ma che niente, non fui creduto. A un certo punto dicevo, per esempio, andata la professoressa, confermò, cioè, mi ha detto di andare al bagno. Quando arrivai a casa, gli dissi, guarda, ai miei, io a scuola non ci vado più, oppure vado scalzo, perché non è possibile una cosa del genere. Oppure vado con le scarpe di ginnastica, a me il mese di marzo, piovevo, questo qua, mio padre, no, che è andato, no, preferisco andare alle pecore. E stato 3-4 giorni andare alle pecore con lui, ma giustamente, finché arrivavamo a un accordo, di andare a Toto, e poi venne mia madre e comprò un paio di scarpe pro cuore armato, la gioia di questo cuore armato. Che non fu una vittoria solo mia, però col patto che se c'erano pezzi di pantaloni, ma che erano puliti, fu la vittoria anche di quegli altri due che partivamo dalla stessa masseria, che ne facevamo circa 7 km di strada a piedi, per queste scarpe eliminiamo questa carpa da touch, da combo fresh sprint.